Beh, sicuramente una bella sala, non mi sarei mai aspettato di vedere così tanta gente ed è quindi una gioia per me e per chi ha organizzato insieme a me questa serata. Lascerei... Grazie mille. Non ho ancora avuto modo di esprimermi come Partito Democratico di Cento per quanto accaduto questa mattina a seguito degli avvenimenti di ieri a Renazzo e vorrei anch'io fare un plauso alle forze dell'ordine per avere in tempi così celeri assicurato al sistema giustizia gli aggressori, ma ancora di più vorrei fare un ringraziamento e ne vado fiero ed orgoglioso della comunità che ieri sera si è ritrovata in piazza Renazzo come presidio di legalità e ha dato un gesto di solidarietà a questa famiglia purtroppo vittima di questo tragico accadimento. Do subito la parola, così dopo iniziamo, al sindaco Piero Lodi per portare i saluti della città. Grazie Ivan. Beh, intanto buonasera a tutti. È il primo appuntamento, lo devo dire ai nostri ospiti in particolare, qui in questa sala dopo una lunga forzata pausa legata al terremoto. È un doppio piacere vedere la sala piena, ma soprattutto è un vero piacere inaugurare, riaprire questa sala con un argomento così importante e due interlocutori che ci onorano insomma di portare la loro esperienza e di aiutarci a ragionare su temi delicati, sensibili, su cui si misura la democrazia di una comunità. Io ho il piacere di darvi il benvenuto e ringraziarvi ancora e di dire anche che il nostro Consiglio Comunale qualche settimana fa, ha approvato con voto unanime, per cronaca diciamo anche alcuni assenti, un ordine del giorno col quale ci siamo schierati a favore dell'istituzione tempestiva, rapida del reato di tortura anche nel nostro paese per chiudere una ferita di democrazia oggettiva e in quel contesto ho avuto modo di dire che noi centesi, è una prerogativa che uno si prende quando fa il sindaco, può parlare per la comunità, ma in questo caso so di fare una cosa davvero condivisa dai più, abbiamo fatto nostro questo appello della famiglia perché questa nuova legge venga intitolata a tuo fratello, insomma sarebbe un gesto di grande civiltà e un modo anche per dare un segnale di attenzione forte che parte dal basso, in questo caso è il caso di dire che parte veramente dal basso, quindi sono orgoglioso che la nostra città abbia risposto così bene a questo appuntamento, sono orgoglioso che le nostre istituzioni cittadine abbiano preso posizione in maniera così chiara, netta. Ringrazio Amnesty che è stato partner per l'ordine del giorno in consiglio ed è partner per l'appuntamento di quest'oggi e non la faccio lunga perché tutti voi siete qui per sentire loro e non per sentire me, quindi buona serata e buon ascolto a tutti noi. Ringraziamo il sindaco di Cento, Piero Lodi, per averci portato il suo saluto. Tutto a posto? Sì. Buonasera, mi fa molto piacere vedere che ci sia così tanta gente e stasera appunto siamo qui per parlare del reato di tortura. E intanto vi presento i nostri ospiti. Ho qui appunto alla mia sinistra Marina Govoni, che è rappresentante di Amnesty International. Ivan Grey, come sapete, è il responsabile provinciale del PD e nonché coordinatore del settore legalità e diritti. Ilaria Cucchi non ha bisogno di presentazioni, posso solo dire a mio nome, appunto anche del comune, che insomma per noi è veramente un onore averla qua, è un piacere, grazie di essere venuta. È l'avvocato Fabio Anselmo. Allora, io volevo iniziare chiedendo a Marina Govoni di farci diciamo, un panorama di quello che è il reato di tortura nei vari stati e anche la posizione dell'Italia rispetto a questo scenario internazionale. Buonasera a tutti, ringrazio innanzitutto Ivan, il PD, di
prima di tutto per aver organizzato questa serata che ritengo sia molto importante, sia fondamentale, e per avermi invitato. E sono anche molto onorata, forse anche un po' intimidita, di trovarmi accanto all'avvocato Anselmo e a Ilaria Cucchi. E comunque vorrei così fare un breve riassunto, diciamo, di quella che è la posizione di Amnesty, così sia un po' a livello internazionale e poi più in dettaglio per quanto riguarda il discorso Italia sul reato di tortura. E sono passati 30 anni dall'adozione nel 1984 della Convenzione contro la tortura, i trattamenti e le punizioni crudeli, inumane e degradanti. Questa convenzione è diventata, ha sancito l'esistenza di un diritto assoluto delle persone a non subire tortura da una parte, e dall'altra l'obbligo inderogabile da parte degli stati di non torturare le persone, quindi di non praticarla. E poi ha introdotto delle misure, degli obblighi per gli stati impegnativi e precisi ad introdurre delle misure per prevenire appunto l'uso della tortura e poi anche per punirlo nel caso che questa si verifichi e venga praticata. A partire dal 1984 la Convenzione è stata ratificata da 155 paesi. Amnesty ha svolto ricerche su 142 paesi e ha concluso che nel 2014 sono 79 i paesi in cui si pratica la tortura. Negli ultimi 5 anni Amnesty ha registrato casi di tortura e altri maltrattamenti in 141 paesi. E anche se riteniamo che, siccome la tortura è una tipica violazione dei diritti umani che avviene in un contesto di segretezza, è probabile che il numero effettivo di questi casi di maltrattamenti sia più alto e ci siano anche più paesi in cui si sono verificati. In questi paesi la tortura in molti paesi è sistematica, in altri sono stati registrati dei fenomeni isolati ed eccezionali. I metodi: la tortura oggi viene praticata ancora in moltissimi paesi con metodi arcaici, medievali direi, proprio con dei metodi che risalgono appunto al Medioevo, molto cruenti, molto feroci. Vorrei anche ricordare che dobbiamo considerare anche la pena di morte come la forma più estrema di tortura, quindi solo l'altro giorno abbiamo visto l'ennesimo caso di una ragazza di 19 anni afghana che è stata condannata a morte lapidata. E quindi, dicevo, sono metodi arcaici, medievali, molto cruenti, molto disumani. A questi negli ultimi anni si sono affiancati dei metodi più sofisticati e tecnologici che usano appunto le tecnologie moderne e non per questo meno aberranti, e per certi versi sono anche peggiori perché non lasciano tracce sulle vittime. E quindi diventa molto difficile per le vittime denunciarle, già è difficile denunciare delle torture, e anche perché non possono dimostrarle, non lasciano tracce visibili. Questi metodi sono stati usati soprattutto, hanno cominciato a essere usati in maniera molto massiccia nel contesto della guerra al terrore iniziata dagli Stati Uniti dopo l'abbattimento delle Torri Gemelle, quindi Guantanamo, Abu Ghraib, eccetera. Credo che tutti ricordiamo la deprivazione sensoriale, queste forme appunto di tortura. Lo scopo ultimo della tortura è sempre quello di sempre, quello di distruggere la personalità e la dignità delle persone per vari scopi, delegittimarla, ridurla al silenzio, incutere terrore nella vittima ma anche nella sua comunità di appartenenza, e poi viene usata in riferimento a quello che dicevo prima, ad esempio nella guerra al terrore, per estorcere informazioni, benché sappiamo benissimo, e Amnesty l'ha ribadito in varie occasioni, che al di là del giudizio morale sull'uso della tortura, bisogna anche dire che la tortura non serve assolutamente a nulla, non è uno strumento efficace, perché naturalmente le persone sottoposte ad atroci sofferenze sono disposte a confessare qualsiasi tipo di reato, di azione, quindi non ha nessuna efficacia. Amnesty dalla sua nascita nel 61 ha già fatto lanciato quattro campagne contro la tortura, una nel 72, poi una importantissima nell'84 che ha dato un contributo fondamentale all'introduzione
alla, diciamo alla, all'introduzione appunto della Convenzione contro la tortura. Questo è stato seguito poi nel 2000 da un'altra campagna molto importante che abbiamo fatto, che si intitolava Non sopportiamo la tortura. E però a 14 anni di distanza da questa campagna del 2000 ci siamo visti costretti a lanciare una nuova campagna sulla tortura, perché nonostante questa convenzione contro la tortura sia stata ratificata da 155 paesi, gli stati, i governi sono venuti a meno al loro impegno di appunto fare in modo che di sradicare questo fenomeno. E per cui oggi possiamo dire che anche i paesi che hanno ratificato la Convenzione contro la tortura magari hanno anche un reato di tortura nel loro ordinamento giuridico, nel loro codice penale, spesso fanno il doppio gioco: da un lato la vietano per legge, però chiudono un occhio e agevolano la pratica della tortura. Quindi oggi possiamo dire che la tortura purtroppo è ancora viva e vegeta in moltissime parti del mondo. La campagna di Amnesty, che si chiama Stop alla tortura, per quanto riguarda l'Italia si è concentrata su alcuni paesi specifici in cui avvengono massicce violazioni dei diritti umani: sono il Messico, il Marocco, il Sahara occidentale e l'Uzbekistan. Approfitto per dirvi che in fondo abbiamo come al solito il banchetto di raccolta firme. Uno dei casi, dei due casi, riguarda appunto una donna che ha subito torture in Messico per costringerla a confessare l'omicidio del marito, mentre l'altro caso riguarda le sparizioni in Siria di persone ad opera sia dell'esercito regolare di Assad e dei gruppi armati di opposizione. Quindi vi invito, prima di uscire, a firmarli. E la campagna contro la tortura ha anche un capitolo molto importante: Italia. E in questa campagna Amnesty si è occupata di diverse questioni. Una è stato seguire i processi, le ultime sentenze della Cassazione del 2012 e del 2013 che hanno chiuso la vicenda giudiziaria del G8 di Genova, e quindi le sentenze sulle violenze, le torture, possiamo chiamarle proprio così, avvenute alla scuola Diaz e anche alla caserma di Bolzanetto. Il giudizio di Amnesty su queste sentenze purtroppo è negativo, nel senso che moltissime delle persone che sono state coinvolte in queste violenze non sono state perseguite. Le condanne sono arrivate molto tardi, molte sono andate in prescrizione, le pene ovviamente non riflettono la gravità dei reati che sono stati commessi. In più ci sono state le attività, diciamo, investigative da parte della magistratura, eccetera, sono state ostacolate in vari modi da agenti e dirigenti di polizia. Poi un altro filone di cui questa campagna si occupa è seguire i casi di abusi della polizia, casi di persone che o hanno perso la vita oppure sono rimaste invalide fisicamente o psichicamente durante o mentre erano in custodia o mentre venivano arrestate o insomma durante un incontro con funzionari di polizia. I casi li conosciamo, da Federico Aldrovandi a Stefano Cucchi, Bianzino, Giuseppe Uva, Emanuele Bonsu, Michele Ferrulli, Riccardo Magherini, Franco Mastrogiovanni, per ricordarne alcuni. Ce ne sono altri che forse sono meno noti alle cronache, ma sono altrettanto gravi, diciamo. Volevo anche far notare che in molti di questi casi le vittime erano persone che per motivi diversi si trovavano in una condizione di vulnerabilità, e questo quindi rende questi crimini, i crimini perpetrati nei loro confronti, ancora più odiosi e inaccettabili. E poi l'ultimo, diciamo, punto importante di questa campagna è il reato di tortura, l'introduzione del reato di tortura. Questa storia del reato di tortura va avanti ormai da 25 anni. È diventato, direi che ha assunto dei connotati grotteschi,
perché ogni volta, ogni nuova legislatura ci si propone di introdurre questo reato, poi finisce sempre tutto, non se ne fa nulla, oppure insomma il reato viene snaturato e alla fine è tutta un'altra cosa. E sta succedendo la stessa cosa purtroppo anche adesso. Il disegno di legge che è stato presentato è stato approvato il 5 marzo scorso in Senato in prima lettura, poi è stato modificato alla Camera e ripassato al Senato. Quello che è andato al Senato non era, a giudizio di Amnesty e anche di altre organizzazioni, non era perfetto, diciamo, però era ancora un testo compatibile con la Convenzione dell'ONU contro la tortura. L'alternativa, ovviamente, avremmo voluto qualcosa di meglio, però l'alternativa era di non avere un reato di tortura per l'ennesima volta. Quindi abbiamo detto va bene, insomma vediamo un po' come va. Però cosa è successo? Che in Commissione Giustizia del Senato questo testo, che già era stato modificato, è stato ulteriormente peggiorato. E tra le varie modifiche, quella più eclatante, diciamo, il discorso è stato reintrodotto di nuovo, il discorso della reiterazione, che era quello che aveva fatto affondare, naufragare il precedente disegno di legge che era stato introdotto, la reiterazione della Lega. Quindi reiterazione cosa vuol dire? Ti torturo una volta, non è tortura, ti devo torturare più di una volta perché sia tortura. Ovviamente questo per noi non è accettabile. Poi ci sono state introdotte altre modifiche che non sto qui a commentare perché poi magari verranno fuori. Oltre al discorso dell'introduzione del reato di tortura, questa campagna di Amnesty si concentra anche su due altri punti importanti. Uno è l'introduzione del cosiddetto codice identificativo per gli agenti di polizia impegnati in operazioni di ordine pubblico. Questa cosa esiste in molti paesi d'Europa, esiste persino in Turchia, e quindi non si capisce perché questa cosa non possa esistere anche in Italia. Con tutte le cautele del caso, cioè si può valutare, però insomma riteniamo che sia importante. E un'altra cosa molto importante per noi è la formazione delle forze di polizia. Riteniamo che ci debbano essere introdotti degli strumenti idonei per garantire appunto che gli agenti di polizia vengano adeguatamente preparati a impiegare metodi non violenti e non letali e a ricorrere all'uso della forza e delle armi solo se strettamente necessario e in modo legittimo e proporzionato. Vorrei concludere facendo una riflessione, non lo so, ce lo chiediamo sempre, perché in questo paese non si riesce a introdurre il reato di tortura. Quando si parla di tortura, la tortura ovviamente è una cosa, una pratica che presuppone un contesto di segretezza. E quindi nessuno Stato mai dichiarerà che utilizza la tortura, no? E se viene accusato di praticarla cercherà sempre di scaricare la responsabilità sugli ultimi, no? Quindi i pesci piccoli, si dice, da noi si usa molto la storia delle mele marce, no? Si è detto anche per il G8 di Genova che erano mele marce, molte mele marce per la verità. E noi invece sappiamo, è una delle prime cose che ci insegnano da attivisti di Amnesty, che la tortura non è mai una cosa di mele marce. È un sistema ben organizzato, è un sistema sofisticato che presuppone una ben precisa catena di comando. Questa cosa si può vedere benissimo leggendo un libro come Gridavano e piangevano, che è il libro scritto da Roberto Settembro, giudice latere della sentenza di Bolzanetto, che racconta appunto, mette in fila tutte le testimonianze, e qui si vede l'esistenza di questo sistema. Oppure si può vedere in un film come Garage Olimpo, dove vediamo all'opera la polizia argentina che alla mattina marca il cartellino, poi entra, fa il briefing per decidere chi deve essere torturato e come deve essere torturato. Questa è la tortura, un sistema. Ecco, perché non si introduce il reato di tortura in Italia? Perché c'è appunto questa strategia di minimizzazione, cerca sempre di dire che sì, ma dopo tutto, e quindi ogni volta che si cerca di introdurre il reato si va a sbattere contro un muro invalicabile eretto dalle forze di polizia e sostenuto anche in modo trasversale da parlamentari. Di varia estrazione, insomma, di varia tendenza. E questo
Questo atteggiamento si basa sull'idea che se abbiamo reato di tortura, poi la polizia viene accusata di praticare la tortura, quindi non introduciamo il reato di tortura, non abbiamo la tortura in Italia. Ecco, io ritengo invece che se ci fosse stato un reato di tortura non avremmo avuto Diaz e Bolzaneto, comunque non sarebbe avvenuto qualcosa con le modalità e l'entità che abbiamo visto, non avremmo avuto forse tanti casi appunto di persone che hanno perso la vita durante un contatto con la polizia. E però devo anche rilevare che questo, che dopo il G8 di Genova, nonostante tutto quello che era successo, che ci ha lasciati tutti scioccati, Amnesty disse in quell'occasione che era la più grande, il più grande caso di violazione dei diritti umani, più grave dal secondo dopoguerra in Europa, ma è avvenuto in Europa dopo il secondo dopoguerra, però non c'è stata una riflessione, su quello che era veramente accaduto e sulle cause che avevano portato a queste massicce violazioni dei diritti umani. C'è stato come un meccanismo di rimozione generale, per cui si poteva già allora intervenire e forse si sarebbero evitati poi i casi che si sono succeduti dopo, perché naturalmente il reato di tortura avrebbe un duplice effetto, quello di costituire un deterrente e una forma di prevenzione da un lato, e dall'altro di garantire l'impunità di violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine. Ecco, noi le altre associazioni per i diritti umani con cui collaboriamo in questo campo, insieme alle vittime di tortura e alle loro famiglie, auspichiamo, e anche insieme a membri delle istituzioni che si stanno battendo, come ad esempio Manconi o anche altri, ci sono membri della magistratura, e auspichiamo che l'Italia possa finalmente dotarsi di questo strumento che farebbe fare un deciso passo avanti a questo paese in termini di cultura giuridica e di diritti umani. E per finire vorrei ringraziare Ilaria Cucchi e anche tutte le altre persone come lei, Patrizia Moretti, che abbiamo visto in questa sala forse più di una volta, e tutte le coraggiose donne, perché sono soprattutto donne, le mogli, le figlie, le sorelle di tutte queste persone che hanno perso la vita, perché vorrei, e naturalmente anche l'avvocato Anselmo, che sta facendo un lavoro straordinario veramente. E vorrei ringraziarla perché la battaglia che sta facendo con un equilibrio, una dignità, una compostezza in un paese dove comportamenti scomposti e sguaiati sono ormai all'ordine del giorno, e sta portando avanti una battaglia in questo modo, che non è solo una battaglia per Stefano, per la sua famiglia, ma è una battaglia per tutti noi, perché quello che è successo a Stefano può capitare ad ognuno di noi, ai nostri figli, anche non tanto lontano da qui. È successo qualcosa che fortunatamente è andato a finire bene, diciamo, per un caso fortuito, però poteva anche finire in un altro modo. Quindi queste battaglie che queste donne coraggiose, ripeto, portano avanti, non sono soltanto per loro, ma sono per tutto il paese, perché possiamo avere un paese migliore per i nostri figli e per tutti noi, insomma. Grazie. Io darei subito la parola a Ilaria Cucchi e le chiederei il piacere di ripercorrere per noi la storia di Stefano, e le chiederei anche di mettere in evidenza quali sono state tutte le difficoltà incontrate per ostruzionismo o per volontà di depistaggio da parte di istituzioni, da parte appunto delle forze di polizia, eccetera, perché molte persone non si rendono conto di quanto sia difficile quando tutti ti chiudono le porte, non ti vogliono far accedere a tutte le informazioni che tu dovresti avere per diritto, continuare in questo percorso.
Buonasera a tutti. Intanto stasera qui in questi luoghi il mio pensiero va a quelle due donne di cui si parlava che stanno lottando per la vita a causa di tanta brutale violenza ingiustificata e ingiustificabile. E la domanda che mi sono fatta è la stessa che mi feci 6 anni fa davanti all'immagine del corpo martoriato di mio fratello. Come può un essere umano fare ciò ad un suo simile? Io non ho mai trovato una risposta a quella domanda. Oggi però mi sento di ringraziare le forze dell'ordine che hanno assicurato alla giustizia i responsabili di quella cosa terribile, così come mi sento di ringraziare tutti coloro che ogni giorno svolgono il proprio lavoro in maniera sicuramente difficile, in maniera complicata, ma lo fanno anche per tutti noi. Ed ora, per rispondere alla tua domanda, secondo me dovrei ripercorrere un po' quelli che sono stati gli ultimi 6 giorni della vita di mio fratello. Ecco, mio fratello aveva 31 anni, adesso provo ad attaccare. Vediamo. Ecco, mio fratello era questo. La seconda parte della storia della mia vita inizia 6 anni fa. Mio fratello aveva 31 anni, io ne avevo 35. Avevamo affrontato delle difficoltà, come accade quasi in ogni famiglia normale, e insieme le avevamo superate tutte, o almeno così credevo fino a quella sera, il 22 ottobre di 6 anni fa. Avevamo iniziato un nuovo percorso insieme e devo dire che avevo ritrovato mio fratello. Ripeto, così avevo creduto fino a quella notte nella quale Stefano tornò a casa, la casa dei miei genitori, accompagnato da alcuni carabinieri. In quel momento, in quella maniera, io e i miei genitori scoprimmo che in realtà il problema della droga non era mai finito, ma che era tornato, ed era tornato in maniera peggiore di prima. Eppure io non mi ero resa conto di nulla, perché mio fratello lo vedevo così, di nuovo col sorriso e di nuovo con la voglia di ricominciare a vivere, di andare avanti insieme. In quel momento stava per iniziare ciò che portò Stefano alla morte. Non potevamo immaginarlo. E io stessa mi ero detta, magari questa è la volta buona che capisce. E così Stefano da quel momento in poi fu inghiottito dal carcere. La mattina successiva, dopo il suo arresto, ci fu l'udienza per direttissima. Lì mio padre lo vide per l'ultima volta. Io non potrò mai dimenticare il racconto di mio padre su quell'ultimo incontro. Stefano che lo abbraccia con le manette ai polsi e poi mio padre che lo vede andar via. Stefano già stava male in quel momento. Stefano era già stato vittima di un brutale pestaggio. E Stefano in quel momento iniziava a morire. Stefano quella mattina morì di giustizia, perché in quelle condizioni fu per circa un'ora davanti a un giudice, a un pubblico ministero che non lo guardarono in faccia, che non ascoltarono nemmeno la sofferenza nella sua voce, quella stessa sofferenza che io ho ascoltato e riascoltato nella registrazione di quell'udienza. Stefano che con la voce spezzata, che più volte si scusa perché non riesce a parlare, eppure nessuno si pone il problema, nessuno si accorge di nulla, e Stefano viene mandato in carcere come albanese senza fissa dimora, sulla base di un verbale del tutto sbagliato redatto la sera dell'arresto dai carabinieri. Da quel momento in poi inizia il suo calvario. Ecco, oggi parliamo di tortura. Quello che vorrei raccontarvi è il calvario di mio fratello, che per 6 giorni è stato visto da una marea di persone, li abbiamo contati tante volte, qualcosa come 140 persone hanno visto mio fratello e hanno visto, col passare delle ore e dei giorni, il degenerare delle sue condizioni che lo portarono ad essere da questo ragazzo a questo, che vedemmo io e i miei genitori 6 giorni dopo. Ecco, nessuna di quelle 140 persone fece nulla, proprio nulla, ma non un gesto di umanità o di altruismo, nulla del genere. Sarebbe stato sufficiente che una qualsiasi di quelle persone compiesse quello che era semplicemente il suo dovere di pubblico ufficiale, e cioè denunciare quello che aveva davanti agli occhi. Io per questo non posso
non ritenere responsabili della morte di mio fratello ciascuna di quelle 140 persone, perché oggi dopo 6 anni so quanto è vero che di indifferenza si può morire, e Stefano è morto di indifferenza, è morto da solo, lentamente, tra dolori atroci, e ripeto, solo come un cane, pensando che noi e la sua famiglia l'avessimo abbandonato, mentre semplicemente non c'era dato sapere quello che stava succedendo al di là di quella porta. Stefano venne rinchiuso in un ospedale lager, lo definisco io, il reparto detentivo affiancato all'ospedale Sandro Pertini di Roma. È un luogo di degenza. Stefano invece venne portato lì nonostante le sue condizioni fossero critiche. E da quel momento in poi fu solo, mentre noi lì fuori ogni giorno chiedevamo di sapere cosa gli stesse capitando. Quando parlo di indifferenza mi viene in mente un agente che testimoniò il nostro processo, che fu quello che lo accompagnò in quel luogo, a cui Stefano pare raccontò di essere stato picchiato. Bene, quell'agente rispose: da quel momento in poi ho deciso di prendere le distanze, pensando che ognuno dovesse restare al suo posto. Io onestamente credo che in ogni momento, in quei 6 giorni, qualcuno avrebbe potuto interrompere quella catena di eventi catastrofici che ha portato mio fratello alla morte. E questa, diciamo, è la cosa che farò più fatica ad accettare e a perdonare. Noi eravamo lì fuori, ignari di tutto, finché una mattina, 6 giorni dopo, suonano alla porta di casa di mia madre alcuni carabinieri. E si presentano lì, mia mamma era con la mia bambina di 1 anno e le chiedono di poggiarla nel box. Signora, dobbiamo farle firmare un foglio. Mia madre disse: mi devo mettere gli occhiali, di che si tratta? Bene, quello era il foglio col quale si comunicava la nostra famiglia che di lì a poche ore si sarebbe effettuata l'autopsia su quel che restava del corpo di mio fratello. In quei giorni mio padre girava da un ufficio all'altro per ottenere un permesso, il permesso per avere l'autorizzazione da parte del magistrato per parlare con i medici. Quel permesso non era mai arrivato. Arrivò quella mattina, quando Stefano era già morto da qualche ora, era morto all'alba. E ricordo questa scena. Eravamo io e mia mamma in macchina e fuori pioveva. Mia mamma, non so perché, istintivamente l'avevo fatta sedere dietro, e così feci anche con mio papà. Mio papà era tornato ed aveva in mano quell'autorizzazione. Ho detto: papà, sali in macchina che dobbiamo andare al Pertini. Non ho detto nient'altro, ma mio papà deve aver capito dal mio sguardo che non andavamo al Pertini per sapere delle condizioni di salute di Stefano, perché le condizioni di salute di Stefano se ne erano andate insieme a lui. Facemmo quel viaggio, in realtà è un tratto breve, ma a me sembrò interminabile. Fuori pioveva e avevo le lacrime agli occhi e facevo fatica a vedere la strada, non capivo se erano le lacrime o era la pioggia. Ed eravamo tutti e tre in silenzio, dallo specchietto retrovisore continuavo ad osservare i miei genitori. In quel momento era subentrato in me qualcosa di assolutamente innaturale. E cioè il bisogno di proteggere i miei genitori, perché avevano già sofferto così tanto, avevano sofferto con la tossicodipendenza che pensavamo essere fuori dalla nostra vita, avevano sofferto quella sera dell'arresto quando vi tornò come una doccia fredda, avevano sofferto in quei 6 giorni quando il proprio figlio era ricoverato e nessuno si degnava di dargli notizie sul perché e sulle sue condizioni, avevano girato come delle trottole quando continuavano a dirgli che serviva l'autorizzazione, ma noi col carcere non avevamo mai avuto nulla a che fare, non sapevamo nemmeno di cosa si trattasse, e nessuna di quelle persone si preoccupò di guardare in quelle due persone degli esseri umani che avevano di fronte un problema e che avevano bisogno di essere aiutati, così come nessuno si preoccupò di guardare Stefano al di là di quella porta e di guardarlo oltre il pregiudizio, oltre il detenuto tossicodipendente eppure rompiscatole, ma come un essere umano quale era. Nessuno fece questo, né da una parte e né dall'altra, e così i miei genitori ed io ci ritrovammo a fare quel viaggio verso il Pertini, nel quale io continuavo a ripetermi: ci sarà un errore, non può essere vero, no? Non si muore così, mio fratello stava bene 6 giorni fa, mio fratello andava in palestra, faceva tapirulan, conduceva la sua vita, sì, per carità, avrà avuto dei problemi, ma stava bene. E soprattutto, se ci fosse stato qualcosa di grave in questi 6 giorni, qualcuno ce l'avrebbe detto.
E allora ero convinta che sarei arrivata lì e mi avrebbero detto che c'era stato uno sbaglio, che si trattava di un'altra persona. Mi dicevo, poveretto, mi dispiace per quella persona, ma sicuramente non è mio fratello. Arrivammo finalmente al Pertini. Suonammo al campanello e finalmente, per la prima volta dopo 6 giorni, qualcuno uscì fuori a parlare con noi, con la famiglia di quel detenuto tossicodipendente e rompiscatole. E era un agente, era dritto davanti a me. Gli dissi: sono la sorella di Stefano Cucchi, mi hanno detto che è morto, ma ci deve essere uno sbaglio, che è successo, mi spieghi? E lui disse: sì, suo fratello si è spento. Ed io insistetti: ma come si è spento? Ma di cosa è morto mio fratello? E lui rispondeva cose che non c'entravano nulla. Ma sa, suo fratello non era collaborativo, io non l'ho visto mai, era sempre coperto dal lenzuolo. Io gli accendevo la televisione e neanche la guardava, assolutamente. Bene, ho capito, mio fratello non aveva un bel carattere, ma di cosa è morto mio fratello? E alla fine lui si deve essere stancato all'insistenza delle mie domande. E me lo ricordo il gesto, ha alzato le braccia e ha detto: vabbè, comunque controllate perché le carte sono in regola. Ecco, in quel preciso istante ho capito qual era la strada che avevo di fronte. In quell'istante, oltre il dolore immenso che si può provare di fronte ad una notizia del genere, c'è stata la disperazione del fatto, della consapevolezza di essere sola davanti a qualcosa di talmente tanto più grande di me. E c'è stata la consapevolezza che se avessi voluto delle risposte a quelle domande, che in fondo erano così indispensabili per provare in qualche modo ad andare avanti con la mia vita, perché vedete, il lutto è una cosa che va elaborata, ma senza sapere diventa davvero complicato. Io in realtà quel lutto non l'ho mai completamente elaborato, perché ci sono troppe cose ancora che mi mancano. Se avessi voluto quelle risposte, mi sarei dovuta rimboccare le maniche, avrei dovuto congelare il mio dolore, metterlo da parte, in stand by, ed andare avanti, senza fermarmi mai, così come poi è stato nei 6 anni successivi. Lo immaginavo, ne avevo la sensazione, ma in realtà ancora non sapevo assolutamente nulla di cosa sarebbe stata quella strada. Dopodiché chiesi: bene, adesso vogliamo vedere Stefano. Per 6 giorni ce l'avete tenuto lontano, adesso dobbiamo vederlo. Ma Stefano non è più qui, dovete andare all'obitorio. L'obitorio si trova a Piazzale del Verano, che quindi si trattava di risalire in macchina sotto la pioggia ed andare in un altro posto. Ma lo facemmo e in brevissimo tempo arrivammo lì. Ci trovammo di fronte degli agenti che la prima cosa che ci dissero, chiaramente: non lo potete vedere. Questa volta non ci fermammo. Mio padre, mi ricordo proprio, disse: stavolta non ce ne andiamo finché non ci avrete fatto vedere nostro figlio. Ma serve l'autorizzazione del magistrato, chiedetela. E non ci siamo mossi di lì. Arrivò dopo poco il fax e questo è un momento che rimarrà sempre impresso nella mia mente, nel mio cuore, finché vivrò. Tante volte lo sogno la notte. Fummo accompagnati per questo corridoio cupo, triste, ed aprirono una porta. Io rimasi lì ferma, non avevo il coraggio di entrare. Io Stefano volevo ricordarmelo com'era, così come lo vedete lì, tanto non sarebbe cambiato nulla. I miei genitori invece si fiondarono subito dentro. Ricordo che gli agenti davanti a me mi dissero: no signora, se non se la sente lei resti qui. E io rimasi lì. Passò un istante e sentii quello che ancora mi rimbomba nelle orecchie: le urla assordanti dei miei genitori, le grida, il pianto disperato: oddio, che t'hanno fatto? Ecco, io questo non lo dimenticherò mai. In quell'istante il mio bisogno di proteggerli mi spinse a farmi coraggio e ad entrare in quella stanza. Quando ho visto mio fratello, ho detto: questo non è lui. Non ricordava nemmeno lontanamente il ragazzo che era 6 giorni prima. Il suo corpo era devastato, facevo fatica veramente a riconoscerlo. Il suo corpo era dietro ad una teca di vetro. Io ricordo che allungai la mano istintivamente per toccarlo. Però quel corpo non mi apparteneva più, non mi era appartenuto in quei 6 giorni
e non mi apparteneva nemmeno allora. In quel momento, di fronte a quell'immagine, di fronte alla disperazione dei miei genitori, io feci una promessa a Stefano. Stefano, intanto gli dissi: io ti chiedo scusa, perdonami perché non ti ho salvato, ma ti giuro che scoprirò quello che ti è successo e ti giuro che avrai giustizia per la maniera in cui ti hanno ridotto. Ecco, questa è la storia di quei sei giorni. Grazie. Allora, come tutti saprete, questa giustizia ancora non è arrivata e voglio chiedere all'avvocato Anselmo di ricostruire per noi le principali tappe della vicenda giudiziaria di Stefano. Buonasera a tutti. Ma le tappe, diciamo che immediatamente dopo la morte di Stefano si è avviato un procedimento di autotutela che non è l'autotutela amministrativa che noi conosciamo, è un'autotutela mafiosa, perché io la definisco così, perché ricorda molto certi meccanismi di alcuni processi di mafia. Un'autotutela di depistaggio, di disinformazione, con una vera e propria strategia della comunicazione e un'autotutela di mistificazione della realtà. Il processo di Stefano Cucchi è stato un processo durissimo, veramente duro. Io ero reduce da quello di Federico Aldrovandi, che è stato anch'esso un processo duro, ma quello per la morte di Stefano è stato un processo dal quale difficilmente ci si può riprendere, per tutta una serie di motivi. Perché al di là del fatto che il processo è stato fatto tutto al morto, come avviene sempre in questi casi, perché la strategia difensiva è quella di arrivare a dimostrare che il morto è morto per colpa sua, punto, perché doveva morire e perché la società non ha perso niente. Questa è la strategia, alla fine, diciamo, del processo, è la strategia di comunicazione. Il morto è un tossicodipendente, il morto è un ubriacone, il morto è un extracomunitario, il morto è qualche cosa, diciamo, che deve appartenere ad uno stereotipo deteriore che deve far, diciamo, suscitare nell'immaginario collettivo, nell'opinione pubblica dell'uomo medio, l'inutilità della sua vita e della sua presenza in questa società. Anzi, la dannosità della stessa, in modo tale da giustificarne la soppressione e da, diciamo, indurre tutti a voltare pagina il più presto possibile e dimenticarne la morte. Il processo di Stefano è il simbolo di questo. Fu fatta subito un'autopsia dove capii immediatamente, anche senza accettare il caso perché era in un altro processo, che era già partito quel meccanismo. Ilaria riuscì a far fare le fotografie a quel corpo, una di queste le avete viste adesso, e quelle fotografie denunciarono immediatamente quello che veramente era successo. Ma non bastò. L'autopsia venne eseguita in modo frettoloso, in modo molto sommario, tant'è che da un mese dopo fummo costretti e riuscimmo ad ottenere una esumazione per effettuare ulteriori accertamenti che adesso, ma dico adesso dopo 6 anni, non allora, adesso, ci stanno tornando veramente molto utili. Stefano non doveva essere morto per colpa degli agenti di polizia penitenziaria, cioè non doveva essere morto a causa del pestaggio subito. Si è subito scelto una strada, che spesso accade quando, diciamo, non c'è via d'uscita, quando è difficile mandare tutti assolti, almeno apparentemente, quella di incolpare, di dare la maggior responsabilità ai medici che l'hanno avuto in cura. Quindi si è configurato un capo di imputazione particolarmente grave, che è l'omicidio come conseguenza di una condotta dolosa di abbandono di incapaci in un ospedale. È un reato che troveremmo contestato nelle aule di giustizia in modo estremamente raro,
direi che forse è l'unica volta che è stato contestato dai sanitari che lavorano in un ospedale. Però tutto bisognava fare fuorché ammettere che Stefano fosse morto come conseguenza di quel pestaggio, che fosse morto di tortura, che fosse un omicidio preterintenzionale secondo il nostro codice, o comunque fosse morto di tortura. E quindi la famiglia ha subito questo, sostenendo spese e costi di medici legali, di perizie inenarrabili, per dimostrare, tentare di dimostrare quella che era la realtà sotto gli occhi di tutti, e cioè il fatto che senza quel pestaggio Stefano non sarebbe mai finito in ospedale, non sarebbe mai morto, che è la cosa più, diciamo, semplice, nobile, inattaccabile che ciascuno di noi può fare come ragionamento, che però in quel processo era un ragionamento sistematicamente respinto. È stato un processo durissimo, si è proceduto per lesioni dolose lievi nei confronti degli agenti, proprio in ossequio a questa, diciamo, questa strategia, e alla fine il processo si è concluso con condanne per colpa medica semplice solo nei confronti dei medici e l'assoluzione per insufficienza di prove degli agenti accusati di averlo pestato. La cosa interessante è questa, cioè alla fine, cioè fin dalle prime battute io mi resi conto che quello era un processo suicida, e tanti processi sono organizzati in questo modo, perché fino a poco tempo fa, diciamo fino al caso Aldrovandi, al caso Rasman, i processi per questo tipo di reati, di fatti non si facevano neanche, venivano tutti archiviati. Ora si fanno i processi, però spesso capita che questi processi siano processi suicidi, cioè processi che organizzati per, diciamo, essere celebrati per finire in un certo modo. E quello di Stefano, io lo denunciai all'udienza preliminare guardando i pubblici ministeri dicendo: con questo impianto accusatorio e con questo materiale scientifico voi ci porterete al massacro. Alla fine, dico, gli avvocati della difesa degli imputati tutti ci faranno a pezzi. E quello che dissi in quell'udienza preliminare venne registrato e purtroppo era vero. E infatti, alla fine del secondo grado, sono stati puntualmente mandati assolti tutti. Questo grazie all'operato di alcuni medici legali particolarmente zelanti di Milano, che adesso sono impegnati in un altro caso particolarmente mediatico e importante, e nel quale mi pare che stiano ripetendo le esperienze nefaste del caso Cucchi, e grazie a questi medici i giudici della Corte d'Appello di secondo grado d'assise d'appello conclusero dicendo: noi non sappiamo neanche di che cosa è morto Stefano Cucchi e quindi assolviamo tutti. Questo in buona parte la sostanza, sappiamo che è stato pestato però non sappiamo di che cosa è morto. Queste sono le tappe, sono sei anni di battaglie, diciamo, di terrorismo giudiziario, nel senso che io ho impostato il processo dicendo: la va, la spacca, volete proseguire su questa strada, bene, io aiuto la difesa degli imputati, io attacco queste perizie, diciamo, che non servono assolutamente a niente, che servono solo a mistificare la realtà, non mi accontento di un capo espiatorio, questo d'accordo con la famiglia Cucchi, non mi accontento di un capo espiatorio, non mi accontento di un contentino, perché qui non si può proporre un contentino, noi ci accontentiamo solo della verità. Se la verità deve essere negata, piuttosto si assolva tutti e facciamo finta di niente, e così è stato. Questo ha suscitato ovviamente una reazione da parte dell'opinione pubblica, e non solo, estremamente forte e vibrante, che ha portato poi a un faccia a faccia particolarmente drammatico, però giusto un anno fa, tra Ilaria, che volle, anzi gli suggerì io, senza avvocato, tra Ilaria e il procuratore nuovo, capo della Repubblica di Roma, dottor Pignatone, dicendo: bene, le dichiarazioni che rese Ilaria dopo la sentenza del Corte d'Assise d'Appello furono: ora, adesso vado in procura e vado a chiedere al dottor Pignatone: caro dottor Pignatone, adesso cosa facciamo, visto che sono stati assolti tutti per la morte di mio fratello? Nella sua semplicità comunicativa, Ilaria ha costretto la procura di Roma di assumersi finalmente tutte le proprie responsabilità per un fallimento giudiziario che era sotto gli occhi di tutta Italia. E da lì siamo ripartiti. Io oggi posso dire che ho ottime speranze
e forse qualcosa di più, che i responsabili del pestaggio di Stefano siano stati individuati e che, diciamo, questi potranno essere presto portati in un processo. Stiamo lavorando ancora sul piano medico legale per dipanare e fugare tutta quella nebbia che era stata, diciamo così, sollevata, tutto quel fumo su questa vicenda, e ci stiamo riuscendo per far sì che si dica finalmente che chi ha pestato Stefano, in fin dei conti, poi alla fine ne ha causato la morte e l'ha ucciso. Ci abbiamo messo del tempo. Questo è stato possibile perché? Per una persona, per Ilaria. Perché se noi siamo arrivati a questo punto, noi lo dobbiamo solo ed esclusivamente alla forza e alla determinazione della famiglia Cucchi e soprattutto quella di Ilaria. Perché in qualsiasi altra situazione, in qualsiasi altro caso, non si sarebbe riusciti a mettere con le spalle al muro un ufficio giudiziario così importante e, aggiungo, anche così potente come la Procura di Roma. Ilaria, con la sua, diciamo, col suo carattere, col suo essere esile, è Davide contro Golia. Lei, con la sua stretta logica, con la sua semplice logica e con la sua anche grande comunicativa, è riuscita a far sì che tutti coloro che si sono interessati al caso di Stefano si siano immedesimati in esso. E a Roma, in occasione della sentenza di secondo grado, veramente è stato emozionante, perché la gente si fermava alla stazione Termini, io dovevo prendere il treno, e c'era la coda di gente che guardava le didascalie che passavano le notizie, e si dava la notizia della assoluzione di tutti gli imputati, e tutti commentavano dicendo: no, non si può arrivare a tanto. Tassisti, baristi, viaggiatori, la gente fermava Ilaria e, diciamo, e non si spiegava e praticamente l'ingiustizia, la mala giustizia del caso Cucchi ha un po' fatto come un caso simbolo per tutti gli altri disservizi che i cittadini normali italiani sono costretti a subire dalla nostra amministrazione della giustizia. Cioè, chiunque abbia avuto a che fare con la giustizia, purtroppo ho dovuto fare i conti, ma io parlo di giustizia non solo penale, anche civile, ne ha colto spesso la fallacità, ne ha colto spesso la farraginosità, la burocrazia, la lentezza, si è sentito negare spesso giustizia, ma in situazioni molto banali, molto più banali, molto più semplici. E il caso di Stefano ha praticamente rappresentato la sintesi di tutto il senso di frustrazione che i cittadini italiani spesso, purtroppo, provano quando hanno a che fare con l'amministrazione della giustizia. Quindi io questo spiego il perché di tanto amore per il caso Cucchi, oltre al fatto, ripeto, delle condizioni terribili in cui Stefano è stato ritrovato, che purtroppo non sono uniche nella mia esperienza anche recente di altri casi che abbiamo dovuto trattare e dei quali ci siamo dovuti occupare. Stiamo parlando di tortura. Vedete, la strategia comunicativa, purtroppo, non dico delle forze dell'ordine, io dico dei sindacati di polizia, è quella di far passare il concetto che la tortura è una legge contro le forze dell'ordine, che non è nulla di più sbagliato. Sarebbe, diciamo, uguale sostenere che la legge anticorruzione è una legge contro tutti i politici, contro la politica. Qualcuno di voi penserà: tutti i politici sono corrotti, quindi è così. Sappiamo benissimo che al di là di questa battuta, che è una battuta, questo non è assolutamente vero. Sappiamo benissimo che una legge contro la tortura è, cioè una legge che punisca la tortura, è una legge di garanzia per le forze dell'ordine, così come lo è una legge efficace anticorruzione, è una legge di garanzia per quanto riguarda l'amministrazione pubblica. Né più né meno, una garanzia di efficienza, una garanzia per i cittadini e una garanzia per tutti.
non è una legge contro. Noi ci troviamo di fronte però ad una situazione molto difficile, che queste famiglie sono lasciate sole in questi processi e devono subire l'intervento, spesso a gamba tesa, addirittura dei sindacati di polizia penitenziaria oppure anche altro, che diciamo interferiscono in questi processi difendendo i colleghi e nuocendo terribilmente all'immagine dell'istituzione di appartenenza, perché questo è l'effetto negativo terribile del quale essi si rendono conto, ma che fa parte però di una strategia, a mio avviso, ben precisa. È un problema culturale. Ilaria prima ha ringraziato i carabinieri, e li ringrazio anch'io, che hanno arrestato immediatamente i colpevoli di quel pestaggio efferato, di quel fatto di Renazzo di Cento che ho saputo essere accaduto nei giorni scorsi, perché non ero a Ferrara. E chiaramente noi non diciamo, e mai abbiamo voluto dire, che tutte le forze dell'ordine hanno a che fare con la tortura, che tutti i carabinieri hanno a che fare con la tortura, che tutti i polizia di Stato, che tutti gli agenti di polizia penitenziaria hanno a che fare con la tortura. Noi sappiamo che non è vero, ma siamo gli unici che dimostriamo di saperlo. Perché quando Ilaria vi parla di 140 persone, vi parla di 140 pubblici ufficiali, non di 140 persone normali cittadini. E questi 140 pubblici ufficiali si sono messi in riga, uniformati, come una sorta di plotone, diciamo a file serrate, e sono rimasti inermi. E questo deve far riflettere. Perché noi non pensiamo che ciascuna di queste 140 persone potesse avere autonomamente la capacità di pestare Stefano così come l'hanno pestato quei due o quei tre o quei cinque, secondo, perché si parla di due pestaggi, non di uno soltanto, ma comunque quello lo vedremo quando sarà il momento. Noi pensiamo che queste 140 persone non sarebbero mai capaci di questo, ma nel momento in cui reagiscono in questo modo, ci chiediamo perché. Qual è il meccanismo psicologico? È solo psicologico o c'è dell'altro? Che li induce al silenzio? Che li induce a voltarsi dall'altra parte? Qual è il meccanismo politico che induce i sindacati di polizia a intervenire e a offendere, a querelare sistematicamente Patrizia Moretti, Ilaria Cucchi e tutte le altre, a offenderle anche in maniera pesante? Ilaria è stata denunciata per istigazione all'odio. Cioè, io sinceramente sono rimasto basito, però così è stato e così è. Cioè, qual è, diciamo, il meccanismo politico? Perché a questo punto, quando parlo di un sindacato, devo parlare di un meccanismo politico. Quando parlo di un partito, parlo di un meccanismo politico. Qual è il meccanismo politico? Qual è l'interesse politico? Qual è lo scopo? Si parla di scopo investigativo. Tutte le volte che facciamo questi processi ci imbattiamo con indagini fatte sul morto. Io chiedo sempre: qual è lo scopo investigativo di andare a perquisire Riccardo Magherini, la casa, quando è morto, sapendo benissimo come è morto, perché è morto nelle vostre mani? Punto interrogativo. Stessa cosa per Federico Adorani. Mi chiedo: qual è lo scopo politico che induce i sindacati a intervenire a pie pari in questi processi, urlando l'innocenza e giurando sull'innocenza dei colleghi coinvolti? Io ricordo il processo Aldrovandi a Ferrara, quando iniziò l'istruttore dibattimentale e stavano per cominciare a sfilare i testimoni civili, fra virgolette, cioè quelli non in divisa, uscirono gli articoli sui giornali con 170 o 200 agenti, tutti inquadrati, in divisa: giuriamo sull'innocenza dei nostri colleghi, i nostri colleghi sono innocenti. E questo è il messaggio che è passato a quei poveri disgraziati che hanno dovuto deporre nel processo, che avevano visto un film completamente diverso, ma che si sono visti dire da tutti gli agenti della questura di Ferrara: guardate che non è vero, quindi voi andate pure a deporre. Però tutta la questura, cioè quantomeno questi 170 o 200 firmatari dell'appello, ritengono che voi diciate delle fesserie e che non avete visto quello che avete visto. Qual è lo scopo? Qual è lo scopo
di, diciamo, questo continuo boicottaggio all'entrata in vigore della legge sulla tortura. Qual è lo scopo politico? Perché io, ecco, quello che mi chiedo, poi sparatemi se vi parlo troppo, però è un argomento che con il quale ci misuriamo tutti i giorni. Io ricordo che quando la legge sulla tortura, diciamo, stava per essere passare alla Camera prima poi di essere rimandata al Senato, io dico, unica voce fuori dal coro, a me piaceva molto meno quella di questa, questa per me è meglio di quella di prima, comunque detto, chiudo la parentesi, quando stava per passare in Parlamento io ricordo una pagina di Repubblica, i sindacati dice ci vogliono impedire di lavorare, noi ci rimaniamo tutti a casa. Ma io la ricordo questa pagina di Repubblica, ma non ci fu nessuno del membro delle istituzioni, ma io mi aspettavo magari il Presidente della Repubblica che dicesse, beh ragazzi, cioè, il messaggio che state trasmettendo qual è? Cioè, se voi non volete una legge sulla tortura e mi dite e dite a tutto il popolo italiano con un articolo fatto da un sindacato di polizia, la tortura ci impedirà di lavorare, cioè mi chiedo, allora qui io dico abbiamo un problema culturale. Non è che diciamo la politica delle mele marce, certo, sarà anche quello, ma abbiamo un problema culturale forte in questo paese, forte, perché i depistaggi che si, diciamo, realizzano al Aldrovandi, abbiamo avuto delle condanne nel processo bis, in Cucchi ci sarà anche il processo bis per i depistaggi, perché ci sono già delle contestazioni di falsa testimonianza. Il processo di quello di cui ho parlato adesso viene completamente scardinato, perché cominciano in fila testimoni chiave a essere accusati di falsa testimonianza. Vedremo poi il 15 dicembre in Cassazione che cosa succederà. Boh, io questo non lo so. Però, cioè, abbiamo un problema. Io ricordo, sono stato invitato numerose volte in Senato, in Parlamento, a discutere dei vari testi, progetti di legge. Non, diciamo da tante forze politiche, anche da, soprattutto dai 5 Stelle. E cioè, il problema è questo, c'è questa forte resistenza. E Patrizio Gonnella, che era presidente di Antigone, che è una nobilissima associazione che veramente è sul campo in tutte le carceri e lavora tantissimo per, diciamo, dare un minimo di garanzia, per di garantire un osservatorio anche sul pianeta carceri, Patrizio Gonnella disse dobbiamo smettere di discutere del progetto di legge della tortura nei corridoi e nelle stanze del Parlamento e dobbiamo indurre, diciamo, e fare in modo che le audizioni e indurre i sindacati di polizia, i vertici delle varie forze dell'ordine a discuterne di fronte all'opinione pubblica, perché solo così potremmo avere una legge efficace sulla tortura. Il significato delle sue parole io lo condivido in pieno, perché bisogna che dobbiamo capirci ogni comma, ogni virgola, ogni aggettivo in più, che scopo ha, ogni tagliola, diciamo, ogni distinguo in più che, diciamo così, limita il campo d'azione del divieto e quindi la punibilità della sua violazione. Dobbiamo capire qual è il motivo per cui viene introdotto, qual è lo scopo. Abbiamo un problema culturale. Io non sto dicendo che le forze dell'ordine sono tutte marce, tutt'altro, ci mancherebbe altro. Ma abbiamo un problema, che è quel problema di cui parlava Ilaria, nell'ambito del quale, e che si verifica in tutti questi casi, cioè 140 persone che immediatamente si mettono in riga nel tenere l'unico comportamento che non avrebbero mai dovuto tenere, quasi spontaneamente, quasi un riflesso condizionato. Quel carabiniere non era un pubblico ufficiale, era un carabiniere, ha detto io ho preso subito le distanze. Questo è un problema. Dobbiamo capire perché. Chiudo, è stata, diciamo, pronunciata una sentenza della Corte dei Conti
sezione giurisdizionale di Bologna sul caso Aldrovandi, che anche qui mi ha lasciato basito perché ha avuto un'interpretazione da parte del SAP, dei sindacati di polizia, veramente splendida, cioè del tutto bizzarra. Secondo questo sindacato la Corte dei Conti avrebbe detto che praticamente non è colpa degli agenti ma è colpa del Ministero degli Interni, e quindi gli agenti, diciamo, si poteva chiedere la revisione addirittura del processo. Ho sentito dire queste parole. La Corte dei Conti non ha detto niente di tutto questo. La Corte dei Conti ha copiato intere pagine della Corte di Cassazione, la sentenza definitiva di condanna dei quattro agenti, mutuando e facendo proprio quel fatto. Quelle pagine sono terribili, se ve le leggessi, cioè veramente ci sono dei passaggi molto significativi e terribili di censura sull'operato delle forze, diciamo, di quei quattro poliziotti, non delle forze, di quei quattro poliziotti. Ma la Corte dei Conti ha introdotto un concetto che è molto più avanzato, ha detto in buona sostanza: non hanno saputo, cioè, il Ministero degli Interni deve garantire che questi agenti siano in grado di gestire l'emotività, siano in grado di gestire lo stress, siano adeguatamente preparati, ma non nel fare quelle manovre, perché quando una persona ti muore soffocata mentre tu stai intervenendo, tu te ne accorgi, perché questa persona prima di morire dice basta, chiede aiuto, si agita, cambia colore, diventa cianotico, emette dei rantoli, si agita sempre di più. I rantoli sono sempre più strozzati, sono testimonianze che sto citando, fino a che si tranquillizza. Nei verbali si dice così, si tranquillizza, cioè muore. Ora, non è che ci voglia un corso particolare per capire questo, o per capire che non si possono spezzare due manganelli sul corpo di un ragazzo di 18 anni. Ci vuole un corso per gestire lo stress. Ci vuole un corso per gestire le condizioni di lavoro, per gestire, per imparare, diciamo, insegnare a gestire l'emotività nel miglior modo possibile. Questo dice la Corte dei Conti, che è un atto d'accusa mica poco rilevante in questo campo e che è passato sotto silenzio. Anzi, è stato propagandato a livello di comunicazione come una sentenza assolutoria sull'operato dei colleghi. Io vi posso dire una cosa e chiudo. Noi abbiamo a che fare, cioè io sono stato accusato spesso di fare processi mediatici, li faccio come? Perché se non faccio i processi sui media, io in un'aula di giustizia non ci arriverò mai. Mai. Ma anche perché questi processi servono a controbilanciare una strategia comunicativa che immediatamente una macchina di comunicazione molto più potente della mia, attraverso i mattinali, morto tossicodipendente, morto di droga, morto per malore e quant'altro, una macchina di comunicazione che serve, diciamo, che si contrappone alla verità e che serve in un certo modo. Vi ricordate, adesso cambio argomento, quello che è successo a Brescia per il caso di Yara, il comandante del RIS su quel filmato di quel furgone? Guardate che nella sua semplicità quella deposizione è perfetta e ci dà una situazione di una gravità, inaccettabile. Cioè, questo furgone, per chi non lo sa, è stato, diciamo, visionato, trasmesso questo filmato porta a porta, tutte le varie, diciamo, trasmissioni di intrattenimento, di approfondimento e quant'altro, e l'assunto era rimasto 2 ore nei pressi della palestra dove c'era Yara e quindi stava aspettando Yara, quindi agguato, quindi responsabilità. Al processo questo filmato non c'era, il collega ha chiesto conto al comandante dei RIS dicendo: ma scusate, io ho visto solo 2 fotogrammi, dove sono tutti gli altri? E il comandante dei RIS, il colonnello mi sembra, ha ammesso candidamente che tutti gli altri erano falso. Che erano un falso. Cioè, tutte le 5 telecamere che l'avevano visto, di queste 5 l'aveva vista una telecamera, una volta sola, andare e tornare subito. Tutte le altre non avevano inquadrato, non avevano un fotogramma che utilmente poteva essere riconducibile a quel furgone. La domanda immediata è stata: perché?
la risposta disarmante che io ho letto, non so se sia vero, io l'ho letta sui giornali e sono rimasto veramente basito, è stata: in accordo con la procura per strategie di comunicazione, per esigenze di comunicazione. Che dobbiamo dire? Noi purtroppo in questi processi abbiamo a che fare con questo tipo di situazione. Quindi il senso del mio intervento non è criminalizzare tutte le forze dell'ordine, tutt'altro, perché voi non avete idea di quanta solidarietà noi abbiamo, e io abbia personalmente, da poliziotti o carabinieri o gente delle forze, appartenenti alle forze dell'ordine, che scrivono e che non si riconoscono in queste tragedie, ma non si riconoscono nemmeno in quel modus operandi che ho appena descritto prima, e che nuoce all'immagine dell'istituzione. Non è Ilaria Cucchi che nuoce all'immagine dell'istituzione, ma sono loro che nuociono all'immagine dell'istituzione, perché noi siamo i primi a credere nelle istituzioni, i primi a credere nei carabinieri, nell'arma, nella polizia di Stato, negli agenti di polizia penitenziaria. Grazie. Grazie. Dunque, prima l'avvocato Anselmo ha parlato di politica, di motivazioni politiche e del perché non si vuole la legge sulla tortura. Il PD vuole invece che questa legge venga approvata, quindi adesso Ivan Greghi ci spiega lo stato dell'arte di questa evoluzione, appunto, per riuscire a far approvare questa legge, a che punto siamo e in cosa consiste. Ok, dico subito che sarà per me un po' difficile fare un intervento, perché ho ancora lo stomaco che un po' mi vibra dalle parole che ho sentito dell'aria, perché è una storia che purtroppo ricordo ancora quando ero all'università e guardavo Facebook, lasciatemelo dire, un po' cazzeggiando, anche se i miei genitori controllavano sempre che io passassi nel minor tempo possibile gli esami. Guardando i post ho visto per la prima volta le foto di Stefano e mi è venuto un mal di stomaco terribile. Stasera risentire la storia così narrata mi ha fatto tornare a quei momenti in cui credevo quelle foto fossero false, da tanto che erano per me non reali, erano surreali. Quindi mi sorge spontanea la domanda: dove era la politica ai tempi, dov'è la politica adesso e che cosa può fare la politica? Che cosa può fare la politica esattamente non lo so, però so perfettamente che cosa non può fare la politica. La politica non può restare inerme in una situazione come questa, non può permettere che accadano casi come questi, e soprattutto, oltre al non so cosa può fare, so però che cosa deve fare. Deve incondizionatamente adempiere ad un imperativo legislativo, introdurre questo reato di tortura, introdurre una legge che permetta a tutti noi di capire che cos'è accaduto in quei momenti e condannare le persone che hanno compiuto quei gesti incivili. Incivili perché, come diceva prima qualcuno, mi ricordo se Ilaria, noi siamo l'unica forma vivente che tortura i propri simili. In natura non c'è altro essere che tortura i propri simili, e questo non può che farci riflettere. Dicevo, la politica deve portare a compimento un imperativo legislativo che porti in maniera positiva all'interno del nostro ordinamento il reato di tortura, per una serie di ragioni, e cerco di concludere brevemente e darli in maniera un po' schematica. Il primo è di ordine costituzionale, che non ricordiamo, cioè ricordiamoci che la nostra Costituzione, che ci insegnano da quando iniziamo a muovere i primi passi in ambito giuridico, è la norma madre, la legge di tutte le leggi, e la stessa Costituzione, l'articolo 13, ammette sì l'uso della forza, ma vieta la violenza. Guardi, lo prendo soltanto perché per capirci: è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. Cioè, la stessa Costituzione prevede all'interno della legge delle leggi il reato di tortura, però non lo prevediamo all'interno del codice penale. È una cosa assurda, non c'è la coerenza costituzionale
Continuiamo a parlare, sentiamo in Europa di dover difendere la nostra identità costituzionale, però allo stesso tempo non adempiamo alla nostra Costituzione, all'interno del nostro stesso ordinamento, all'interno del nostro stesso ordinamento giuridico. Secondo ordine di ragione che porta questo Stato ad aver necessità del reato di tortura è sul piano sovranazionale, obblighi internazionali. L'Italia, come abbiamo detto, come diceva prima giustamente Marina, è stata una delle prime a siglare qualsiasi convenzione che tutelasse i diritti civili e umani dell'essere umano. Ha siglato nel 1984, non è vero, soltanto qualche anno dopo, nel 1988, la convenzione della tortura, quella dell'ONU, solo 4 anni dopo. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo nel 49, la Convenzione di Roma nel 50. Sono già passati 30, 40, 50, 60 anni anche dalla Costituzione. E ancora siamo lì che aspettiamo che questo reato di tortura venga introdotto. Siamo i primi a siglare delle convenzioni in ambito sovranazionale, però non le recepiamo, non trascriviamo, non adottiamo e non terminiamo quel processo legislativo per avere il reato di tortura all'interno dell'ordinamento penale italiano. Ed è un paradosso, siamo anche il paese dei paradossi, perché siamo i primi a siglarlo in ambito europeo, non lo trascriviamo all'interno del nostro codice penale e l'Europa ci condanna. Il 5 aprile del 2015 la famosa sentenza sui fatti accaduti della DIA stanno condannando lo Stato italiano a risarcire, attivando un procedimento di infrazione. Ma il problema non è un singolo caso, perché se prendiamo i numeri vediamo che come quei casi lì ce ne sono davvero tanti altri. Sono stati proposti solamente quest'anno alla Corte Europea ben 10.100 ricorsi per casi simili, 10.100. Il primo paese è l'Ucraina con 13.000, il quarto è la Russia con 10.000, 9.500 la Turchia. La Turchia in ambito di diritti civili di questo tipo è molto più avanti di noi. Deve necessariamente partire all'interno della nostra cultura un ragionamento. E dopo la terza ragione che deve per forza portare il nostro Parlamento a dire fine e inizio del reato di tortura, ed è l'opinione pubblica. Cioè, sale come questa, si sono già più volte espresse le piazze. Non è un caso che sabato scorso io e qualcun altro che in questa sala siamo andati in gesto di solidarietà al memorial di Stefano Cucchi, ed eravamo in migliaia, ma contestualmente hanno corso a Vercelli, hanno corso nella striscia di Gaza, hanno corso a Vienna, perché ormai c'è un fronte comune, l'opinione pubblica si è espressa, quindi Costituzione, ordinamento sovranazionale, popolo. Non capisco che cosa si stia ancora aspettando. Sì, c'è un processo che è già stato avviato, più volte tornato indietro, adesso alla Camera, si sta dibattendo su meglio il primo, meglio il secondo. Io so soltanto che sono 7 mesi che il testo è fermo in Commissione Giustizia al Senato, si è riunita 7 volte, in queste 7 volte ha sradicato totalmente il testo proposto all'inizio. Sicuramente c'è un dato di fatto che deve farci capire e far sì che ci sia un'autocritica sia all'interno del Partito Democratico stesso, ma all'interno della politica in senso lato. Perché a questi tavoli non siedono mai gli operatori di settore? Perché non siede chi si occupa di questo intorno a quel tavolo? Io ho estrema stima per qualsiasi parlamentare che siede intorno a quel tavolo, però come fanno a sapere quali sono realmente i problemi di cui ci ha parlato oggi l'avvocato Anselmo, di cui ci ha parlato Ilaria, della tortura giudiziaria, di capire dove vanno messe quelle virgole o quei commi? Ecco, quindi direi che si sta facendo qualcosa, non è certamente abbastanza, deve esserci un'accelerazione politica che porti alla parola fine di questo calvario, anche per tutte le persone che quotidianamente si spendono in questo ambito, che però non si traduca in un compromesso a ribasso con le altre forze politiche che quotidianamente cercano di stravolgere quel testo. Questo è quello che si deve fare. Grazie. Ah, io ora volevo fare una domanda all'avvocato Anselmo. Volevo chiedere questo. Dunque, maltrattare, torturare, pestare una persona che è nelle mani dello Stato è contrario appunto alla Costituzione, va bene?
Volevo capire una cosa. Noi cittadini, al di là della singola persona colpita, in questo caso Stefano e la sua famiglia, quando un politico, ad esempio alla guida, che ne so, della regione, ruba soldi, va bene, i cittadini possono avere un risarcimento rivalersi. Voglio capire una cosa. Chi lavora nella polizia penitenziaria sono dipendenti statali, quindi io cittadino ho il diritto al fatto che la giustizia venga amministrata secondo la mia Costituzione, no? Perché come ho diritto che all'interno dello Stato non si rubi, non si truffi, eccetera. Questa è un'amministrazione della giustizia secondo dei criteri che non sono quelli stabiliti dalla legge. Quindi comunque un venir meno ai doveri nei confronti dei cittadini. Ora, al di là di quello che passa nella testa delle forze dell'ordine, che certo dovrebbero essere più preparate, ma ci basterebbe secondo me un po' di umanità, al di là di questo, la cosa che voglio capire io cittadino, che un'amministrazione della giustizia carceraria che fa schifo, dove le persone vengono picchiate, vengono torturate, eccetera, ma non ho nessun modo per rivalermi su uno Stato che non fa il suo dovere? Cioè, a livello legale, dico. Perché una cosa che colpisce tutti, ma non per sminuire il dolore della famiglia di Stefano, ma io a questo punto, dopo il caso Cucchi, vivo in uno Stato dove chi entra in carcere ha la possibilità di essere pestato, picchiato, di ricevere tutta una serie di abusi. E noi, i nostri diritti a vivere in uno Stato amministrato da una giustizia decente, non si possono far valere? Ma la risposta è che ci sono molte procedure di infrazione che continuano ad arrivare alla Corte Europea di Diritti dell'Uomo per quanto riguarda i trattamenti, diciamo, nell'ambito dell'ordinamento penitenziario. Il comune cittadino non ha questa possibilità, ce l'hanno chi li subisce, sono legittimati loro. Quello che posso dire è che, vedi, l'opinione pubblica, l'uomo medio, è quello che fa la differenza. Che cosa voglio dire? È che noi assistiamo, cioè questi problemi di cui stiamo parlando sono figli della nostra società, del nostro modo di essere e direi soprattutto peculiare del nostro Stato. Cioè lo Stato siamo noi, questo è il problema. Introdurre il reato di tortura non è altro che uno dei tanti molteplici aspetti, delle tante lacune che ha la nostra amministrazione della giustizia. Qual è il problema che noi costantemente ignoriamo come cittadini e che non dovremmo ignorare? E che la vigilanza attenta dell'opinione pubblica su questo problema potrebbe forse far migliorare un po' le cose. Ma è un problema del quale noi non ci occupiamo. Qual è? La violazione sistematica, ma proprio il sistema giustizia, che fa sì che la legge non sia uguale per tutti. La nostra Costituzione, Iva l'ha nominata, ma in tutti i tribunali non c'è bisogno di leggere la Costituzione, noi vediamo nelle aule la legge è uguale per tutti. Non è vero. No, proprio non è vero. Cioè, non è che lo posso dire senza timore di essere smentito. Non è vero. La legge non è uguale per tutti. Stefano Cucchi lo sa. La legge non è uguale per tutti e comunque sia si continua ad andare avanti in questo modo. Noi abbiamo un sistema, parlo di quello penale, un processo penale costosissimo. Chi ha la possibilità di affrontarne i costi riesce ad esercitare quei diritti di garanzia che viceversa chi non le ha, come Stefano non le aveva, non riesce. Quindi la legge non è uguale per tutti. Il processo non è uguale per tutti, non ha le stesse regole per tutti. Il processo ha regole molto diverse. E questo è un problema. La tortura non è altro che uno di questi aspetti. Cosa vuol dire la legge non è uguale per tutti? Che ci sono processi che si svolgono, chi ha la possibilità, i mezzi economici, il potere, la capacità di esercitare i propri diritti di difesa li fa svolgere in un certo modo. Chi non ce l'ha li subisce e basta. Ma questo è un aspetto. Il secondo aspetto è la deresponsabilizzazione, che è l'estremizzazione di questo concetto. Cioè questo
questa diseguaglianza di applicazione della legge fa sì che ci siano sacche di vera e propria deresponsabilizzazione. Cioè, se il cittadino comune viola la legge, nel momento in cui viene beccato, pizzicato, è chiamato a risponderne. Questo vale per il cittadino comune, ma per tutto ciò che appartiene al pianeta giustizia, questo non vale. Non vale. Nel caso di Stefano, 140 persone hanno violato un precetto penale e hanno commesso un reato di omissione di denuncia. Nessuno di questi è stato perseguito. Lasciamo stare che non siano stati ancora, diciamo, condannati, ma io confido che questa volta lo saranno i responsabili della sua morte. Ma 140 persone hanno commesso un reato. Parliamo di certezza della pena, qui abbiamo la certezza del non processo, della deresponsabilizzazione. Quindi abbiamo una sacca di deresponsabilizzazione totale. Chi, diciamo, ha una divisa spesso gode di questo tipo di deresponsabilizzazione, salvo casi particolari. Qual è l'altro, diciamo, aspetto dell'amministrazione della giustizia di grande incoerenza? Che questo vale anche per i magistrati. Noi abbiamo assistito a tante polemiche. Io, guardate, sono uno dei principali sostenitori della sacralità, dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura. Io, come avvocato penalista aderente alle Camere Penali, non ho mai aderito a uno sciopero per la separazione delle carriere, perché non ci credevo, perché pensavo e penso che il rimedio sia peggio del male, perché significherebbe astrarre dal sistema giudiziario tutti gli uffici delle procure e dei pubblici ministeri, i quali chiaramente si rischia che possano poi essere, diciamo, sottoposte a un'eccessiva influenza da parte del potere esecutivo, del Ministero degli Interni, per intenderci. Allora, detto questo, però, poi abbiamo un problema che non denuncio io, denunciano molti magistrati, dell'estrema politicizzazione del CSM. Quando si parla di correnti in magistratura si parla di questo. Io ricordo un intervento di Spataro sul Fatto Quotidiano, a cui rispose mirabilmente Ilaria Cucchi, dove Spataro disse, si scagliava contro la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, contro il sistema dei sorteggi, che sarebbe stato un sistema che avrebbe svilito le professionalità, avrebbe mancato di rispetto all'ordine giudiziario e alla magistratura, e forse aveva anche ragione. Però nell'argomentare ammetteva e diceva, sì, però, diciamo, ammettiamo, è vero che il CSM e molte commissioni nominano i capi degli uffici, delle procure, sulla base di logiche correntizie e non per meritocrazia, questo è vero, e magari anche non solo quello, però questa riforma manca comunque di rispetto. Io l'ho letto sulle pagine del Fatto Quotidiano e non mi risulta che Spataro abbia smentito questo intervento, ma è di una gravità inaudita. Se la magistratura deve perseguire la politica quando la politica o la pubblica amministrazione adotta delle scelte non sulla base di criteri di meritocrazia, di trasparenza, eccetera, la stessa magistratura ammette che il proprio organo supremo adotta le stesse logiche che dovrebbe perseguire dalle altre parti, cioè il sistema fa cortocircuito. Mettere un magistrato di fronte alle proprie responsabilità, e noi di magistrati che hanno sbagliato purtroppo ne conosciamo, ne abbiamo conosciute nel nostro cammino, ma tanti, è impossibile. Io non ce l'ho con i magistrati, anzi, tutt'altro, ho una venerazione per i magistrati onesti e capaci, e ne conosco tanti, e devo dire che da loro ho, come diciamo, in cambio rispetto. Però ne conosco tanti altri i quali, se non fossero magistrati, per quello che fanno, ma se fossero persone normali, non credo che vivrebbero una vita facile e tranquilla come invece vivono e continuano a vivere. Cioè, abbiamo un problema. Cioè, sono tanti i problemi che noi abbiamo, e la società civile deve prendere atto che noi dobbiamo smetterla
di avere bisogno di eroi come Ilaria Cucchi, come Patrizia Moretti. Dobbiamo smetterla. Noi dobbiamo cominciare a dire le cose come stanno. Di fronte ai fatti così gravi come quelli di Renazzo, dobbiamo reagire con solidarietà, con fermezza, ma non lasciare lo spazio all'emotività. Dobbiamo sempre vedere le cose nel loro vero essere. E dobbiamo vigilare come la giustizia viene amministrata in nome nostro, cioè in nome del popolo italiano. Dobbiamo vigilare, dobbiamo osservare, non dobbiamo stancarci di studiare, di leggere, di seguire. E non solo i processi che abbiano un particolare valore, valore mediatico, interesse mediatico per la scabrosità dei temi che trattano, tipo il processo Meredith, per la drammaticità degli stessi, eccetera, ma anche questi processi, ma anche altri. Dobbiamo capire come funzionano le cose, perché l'occhio vigile vostro dei cittadini, il vostro diritto sacrosanto di critica è quello che la nostra Costituzione sancisce, adesso mi prenderà in giro Ilaria per il mio ferrarese, e diciamo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo impone, cioè il controllo dell'opinione pubblica, il controllo dei giornalisti, dei media sull'amministrazione della giustizia, lo dice la Corte Europea, previene gli abusi, perché sotto i riflettori gli abusi sono meno possibili. Quindi è un problema complesso. Io non mi sento di scagliare, diciamo, la colpa addosso a una categoria piuttosto che un'altra, e a prendermela con un partito politico piuttosto che un altro. Posso condividere o non condividere certe manifestazioni colorite che secondo me vanno lasciate al folklore e niente di più, e sarebbero magari meglio accettabili se non si riferissero o traessero origine a fatti drammatici e terribili. Però dobbiamo guardare noi stessi, perché lo Stato siamo noi. Perché senza Ilaria Cucchi, senza Patrizia Moretti, faccio due esempi perché oggi parliamo di questo, noi non conosceremo, voi non conoscereste un problema come quello di cui noi stiamo parlando. E questo non è bello, perché noi questi problemi dobbiamo imparare a conoscerli tutti, indipendentemente dagli eroi moderni che secondo me oggi sono Ilaria Cucchi, soprattutto. Grazie. Grazie. Io volevo dare di nuovo la parola a Ilaria per chiederle di raccontarci invece cos'è stato per lei e la sua famiglia il calvario appunto giudiziario, la ricerca continua di questa giustizia che non arriva. Guarda, qualcosa che in parte ha descritto Fabio, questi processi sono processi difficilissimi, nei quali sostanzialmente si fa quello che io chiamo il processo al morto, per dimostrare in ogni maniera che in fondo il principale responsabile di quella morte è la vittima stessa. Io vorrei raccontarvi una cosa che ormai vi sto raccontando dappertutto. Pochissimi giorni dopo la morte di Stefano, e un mio caro amico che era ed è missionario sognò Stefano, e Stefano gli disse: di a mia sorella che sto bene ora dove mi trovo, dille di andare avanti, dille di cercare di scoprire la verità, ma dille che probabilmente non avrà mai giustizia per la mia morte, però dille di andare avanti e dille che quello che farà per me servirà per molti altri. Io in quel momento non potevo capire il significato di quelle parole, era troppo presto, il dolore era ancora troppo lancinante e ancora non sapevo il percorso che poi avrei intrapreso. Poi sono entrata in quelle aule e in un processo lunghissimo, estenuante, tante volte, ogni mattina andando lì mi chiedevo: ma mio fratello avrebbe voluto questo? Andavamo lì per cercare le responsabilità sulla morte di Stefano, eppure tutte o quasi tutte le domande erano volte a dimostrare quello che era chiaro fin dall'inizio, e cioè che il responsabile doveva essere Stefano e che sarebbe morto comunque anche stando a casa sua. Però siamo andati avanti, non ci siamo mai fermati. Siamo arrivati poi a quel giorno della sentenza di secondo grado, quella che assolveva tutti. Io, se lo posso raccontare, mi ricordo questa scena. Fuori dall'aula c'era Fabio, l'avvocato, e ai due lati di Fabio c'erano seduti i suoi clienti, il padre della vittima
e la sorella della vittima. Fabio a un certo punto si toglie gli occhiali, si poggia la testa tra le mani e inizia a piangere. E mio padre che gli fa: dai Fabio, non è finita. E io me lo guardo e dico: guarda Fabio, che noi abbiamo vinto. E lui mi guarda sconvolto, come per dire: la mia cliente è impazzita, questa è stata la botta finale, hanno assolto tutti, non abbiamo vinto, abbiamo perso. Fabio, abbiamo vinto, continuava a ripetergli, le ho ripetuto tante volte. Le ho detto: ti rendi conto, io ti ho visto per 5 anni in quelle aule batterti con ogni forza, da solo, perché siamo soli in quei processi, soli, abbandonati da tutti, chiamati ad assumerci le responsabilità che sarebbero, diciamo, i doveri, i compiti che sarebbero quelli dello Stato, diventano i nostri, mentre ci massacrano da tutte le parti. E tu sei andato avanti, a testa alta nonostante tutto, e ad una hai buttato giù tutte le bugie, tutte le menzogne, tutte le ipocrisie, tutte le cattiverie che erano state dette su mio fratello. E noi abbiamo vinto, tu hai vinto, perché se qui dentro la giustizia ha ammesso oggi di non essere stata capace di essere rigorosa anche con se stessa, lì fuori tutti sanno e tutti hanno capito. Pochi giorni dopo ci fu una manifestazione a Roma, le Mille Luci, a Piazza Indipendenza. Le Mille Luci finirono quasi subito, eravamo il doppio delle persone, tutte lì e in maniera composta a manifestarci la loro vicinanza, e ci guardavano e ci stringevano la mano e ci facevano i complimenti, e non lo facevano, mentre sulla facciata del CSM veniva, nel silenzio generale, nel rispetto assoluto, proiettata la sentenza, quella sentenza di assoluzione. E la gente non ci guardava con pietà, ma ci guardava con uno spirito di condivisione, di comprensione, di voglia di continuare ad andare avanti insieme. Fabio, tu avevi vinto, tu hai fatto qualcosa, e non l'hai fatto solo per Stefano, non l'hai fatto solo per Federico, non l'hai fatto solo per i nostri personali percorsi. Oggi, dopo 6 anni, so perfettamente cosa Stefano voleva dirmi. Quello che abbiamo fatto e che hai fatto è stato fatto per tutti gli altri, per i tanti Stefano e Federico che purtroppo ci sono e che resteranno sempre senza nome e senza storia. E ieri eravamo a Teramo a ritirare il premio Borsellino, del quale io ero onorata, ero emozionata. Entriamo in questo posto pieno di ragazzi e uno di questi ragazzi ci si avvicina, lo guarda e fa: tu sei Fabio Anselmo? E lui fa sì. Oh cazzo, ecco. Bene, adesso se c'è qualche domanda in sala, i nostri relatori rispondono volentieri. Non siate timidi, fatevi avanti. Grazie. Io sono un consigliere comunale, ho accettato l'invito che vi è arrivato dal PD e ovviamente voglio riportare in quest'aula quelle che sono le considerazioni che io ho fatto in consiglio comunale in merito alla legge sulla tortura, che ritengo sia una vergogna, come abbiamo detto in più occasioni, e una questione anche culturale, come ha detto l'avvocato Anselmo, che si ricorderà di me nella tortura giudiziaria che abbiamo subito in veste di imputati quando lui ci assistette, me e il collega mio coimputato. E vorrei dire quindi 3 cose. La tortura non è solo quella fisica che subiamo, che ha subito Stefano Cucchi, che ha subito Aldrovandi, che subiscono tante persone, è anche quella psichica che questo Stato, o io preferisco dire non Stato, ci impone, perché ha una giustizia che non è una giustizia, e stasera abbiamo avuto un'ulteriore dimostrazione autorevole di un avvocato che personalmente io stimo, ma non credo che abbia bisogno della mia stima per sapere che ormai è quasi un eroe civile in questo campo, per una giustizia che non persegue i reati
ma che non difende i cittadini, per una lentezza dei processi che sono a sfavore della povera gente. Come ha detto giustamente l'avvocato, se uno è ricco si difende, se uno è povero viene condannato. E questa è una tortura l'assenza di libertà di espressione, che non c'è, perché i giornaloni e la pubblica opinione, anche locale, anche in questa città, persegue e segue uno schema di dare addosso sempre al più debole. E non è vero che esiste la libertà di espressione. È una tortura anche la impossibilità di trovare un'occupazione, perché questa Repubblica, come ha detto Craig, giustamente, questa Costituzione non consente la libertà di trovarsi un lavoro. È una tortura anche quella di non poter esprimere liberamente la propria opinione senza essere querelati. E qui mi riferisco ai giornali, che anche ai giornalisti, che molto spesso sono querelati per intimidazione. E quando la intimidazione diventa fatta a un giornale che non ha la possibilità di sostenere i processi settennali, è una tortura. La tortura psichica, per chi è liberale come me, è quella di vedere uno Stato che non ti dà le certezze, quelle tre certezze che noi dovremmo avere. La domanda che voglio fare all'avvocato Anselmo è questa. Avvocato, noi abbiamo vissuto insieme una tortura giudiziaria che è durata 7 anni, dal 2004 al 2011. Ne siamo usciti vincenti, purtroppo era un caso non drammatico, fortunatamente era un caso di natura penale lieve, però noi subimmo una tortura mediatica, una tortura giudiziaria, perché il tritacarne giudiziario lei lo conosce, lo può testimoniare meglio di chiunque altro, e quando ci sono dei casi così gravi come quello che vediamo stasera... Scusi, le chiedo di arrivare al punto perché ci sono tante persone che... Il punto è semplice questo, la domanda è ancora è semplicemente questa, la faccio all'avvocato Anselmo, esprimendogli ovviamente la mia grande stima allora come oggi. Avvocato, ma se è un modello, se è un problema culturale, come facciamo a uscirne da questa situazione di ingiustizia conclamata, di tortura continua nei confronti dei cittadini, se il problema culturale deriva principalmente da noi stessi? Ovvero sia, se noi non siamo disposti a pagare personalmente, individualmente, il rischio della battaglia, come ha fatto Ilaria Cucchi, nei confronti di uno Stato che non ci protegge, non ci tutela, o di una pubblica opinione che ci denigra, come potremmo uscire da una situazione in cui è questo il problema di fondo? Grazie. Grazie. Ecco, magari prendiamo 2 o 3 domande e poi rispondiamo a tutte insieme. Prego. Lì, un signore lì. Volevo chiedere anche ai giovani che sono qua, che stasera è un piacere vedere quanti giovani ci sono interessati a questa vicenda, di chiedere qualcosa perché il loro punto di vista è molto importante. Prego. Non sono così giovane, insomma, ecco, ma il contributo... Sei giovane. Siamo giovani. Tante sono giovani dentro. Beh, innanzitutto voglio ringraziare Ilaria Cucchi, Marina Govoni e anche Fabio Anselmo per essersi resi disponibili, insomma, a scuotere un po', insomma, i nostri sentimenti, le nostre coscienze, perché credo che il punto sia esattamente questo. Ci sono dei diritti inviolabili, insomma, ecco, per l'uomo, al di là dei casi. Ecco, i casi li richiamano. Ecco, qua ne abbiamo richiamato uno in modo particolare, tanti altri assieme, ma il messaggio è esattamente quello che io ritengo, è esattamente quello che prima Anselmo cercava di metterci in luce. Ci sono delle grandissime carenze sotto questo profilo, ci sono dei diritti sacrosanti, insomma, ecco, che vengono violati senza che si possa neppure aggettivarli in modo corretto, tanto sono odiosi. Cosa possiamo fare? Lo Stato siamo noi, ci ricordava prima Anselmo, ed è proprio da lì che dobbiamo partire, è proprio per questo che io li ringrazio.
Non voglio ringraziare gli eroi, ringrazio di cui non c'è bisogno effettivamente, ma se non ci fossero state queste determinazioni, queste volontà, anche quel modo di condurre i processi, Anselmo sa che io gli contestavo il metodo mediatico, insomma, che invece devo ricredermi onestamente, se non si fossero usati anche, e perché? Perché ero ingenuo. Esatto, io chiedo a chi interviene di fare degli interventi, ma di porre delle domande, perché siamo no, non riesco a fare una domanda, faccio una considerazione, insomma, che in sostanza è questo, ma la concludo in fretta. Se lo Stato siamo noi, perché non si riesce ad avere questa legge contro la tortura? Perché non ci si riesce? Perché siamo uno Stato democratico, siamo rappresentati, dove sono i nostri rappresentanti? L'unico che ho sentito parlare, che io ricordo in merito ad aspetti di questa natura, proprio durante i dibattimenti sul caso Aldovrandi, era l'onorevole Giovanardi. Ecco, forse che diceva bene hanno fatto quei operatori di giustizia. È stato l'unico, ma gli altri perché non sentono la nostra voce? Chi abbiamo eletto, indistintamente rispetto al gruppo politico di riferimento, chi abbiamo eletto? Siamo elettori? Siamo rappresentati? Io ritengo di no, da tempo. E del sistema politico, sistema politico che non ce lo consente di avere dei rappresentanti veri che si possano far carico di sensibilità fin troppo ovvie. Ecco, qua ho finito. Bene, grazie. A questo poi può rispondere Ivan, a questo arduo compito. E qualcun altro vuol fare qualche domanda? Prego. È una domanda molto tecnica. Sì. Mi chiamo Vincenzo e faccio parte dell'associazione Libera. Libera è un'associazione che è riuscita a costituirsi parte civile nei processi relativi alle mafie e così via. Quindi vuol dire che è portatore di interessi della collettività. Sì. Volevo capire se anche nei processi di questa natura è possibile che Amnesty oppure l'associazione Antigone entrino come parte civile, perché rappresentano tutti quanti noi i nostri interessi. Sì. Bene. Era un po' appunto la domanda che avevo fatto prima ad Anselmo, c'entrava in questo senso. Sono disponibile a rispondere. Allora, vediamo se c'è un'altra domanda. Qualcun altro voleva intervenire? Questa è veramente una domanda. Chi è che parla? Non vedo, scusate. Ah, prego, scusi, sono senza occhiali. Se si mettesse su un bilancino le parole che sono state spese stasera, si avrebbe quasi il sospetto che gli implicati fossero i giudici e non i vari agenti dei vari corpi di polizia giudiziaria. Avvocato, lei ha fatto una tirata prima, eh? Bene, allora, visto che le domande sono tutte per l'avvocato Anselmo e per Ilaria, a parte quella sulla politica, io farei rispondere loro intanto, prego. Quella su Amnesty vuoi rispondere? No. Ma dunque, per quanto riguarda la domanda tua, posso dare del tuo? Non mi piace il lei, preferisco il tu. Assolutamente sì. Assolutamente sì. La presenza delle associazioni è importante, è importantissima nei processi. Quando parliamo di solitudine, io adesso mi sono costituito per alcune altre associazioni, diciamo anche per ACAD ultimamente, la prima volta che riesce a costituirsi a Firenze. Assolutamente sì, perché è importante per un semplice motivo. Fa parte sempre della strategia di comunicazione. Adesso io cerco di essere breve, però insomma è più efficace che posso. Siamo una comunità. Quando uno di noi viene colpito da una tragedia, che può essere la perdita di un figlio, di un incidente, questa persona immediatamente si colora. Non so come dire.
tutti i membri di questa comunità lo guardano sia con affetto, ma soprattutto con paura, perché il primo meccanismo che suscita la tragedia, il lutto, il dramma, in coloro che stanno vicini e intorno alla persona che lo subisce, è la paura, perché dice: se è toccato a lui, che lo conosco benissimo, può toccare anche a me, può toccare a chiunque. E questo è un meccanismo che immediatamente suscita come reazione emotiva, interiore, non sto parlando della mancanza di solidarietà, non sto parlando di questo, però la reazione emotiva intima è quella di cercare di prendere un po' di stacco da questa cosa, di cercare di dare una giustificazione razionale, rassicurante, che ti possa consentire di dire: è successo a lui perché è successo questo, ma a me non può succedere. Perché abbiamo bisogno di sentirci rassicurati quando capita questo. Dobbiamo trovare un motivo per cui è successo all'altro e non a noi, perché questo ci spaventa. Questa è la nostra reazione immediata, più spontanea. Su questo contano coloro che mettono in moto i depistaggi, in queste tragedie. Su questo. Cioè, Federico Aldrovandi è un ragazzo che aveva appena compiuto 18 anni, normalissimo, andava a scuola tutti i giorni. Stefano Cucchi era un geometra, aveva problemi di tossicodipendenza da cocaina, ma la tossicodipendenza da cocaina è una tossicodipendenza silente, occulta, non è, diciamo, il tossico che noi immaginiamo nell'immaginario collettivo, da eroina, quello che purtroppo, diciamo così, è palesemente schiavo della droga. È una persona normale che fa una vita normale, Stefano Cucchi. Giuseppe Uva era un ex clochard, però era un operaio, Michele Ferrulli era un operaio. Che dire, sono tutte persone normali, fra virgolette. Vengono colpite da questa tragedia. Chi li conosce? Cioè, le famiglie improvvisamente hanno un meccanismo di paura. Perché sono fatti questi, sono episodi che sono diversi da quelli, per esempio, del G8. Io non sto dicendo che il G8, per carità, no, cioè, mi si intenda bene. Le tragedie, le torture commesse al G8, proprio inaccettabili, non voglio usare termini più, mi vengono termini che non posso dire pubblicamente, quelle torture vengono nell'immaginario collettivo giustificate da un contesto di carattere sociale, cioè protesta. Tu non vai a protestare perché vedi cosa succede poi se vai a protestare, succede questo, quindi tu stai a casa e quindi io sono più tranquillo, allora se la sono cercata perché sono andato a far casino, ci sono stati black bloc, eccetera, eccetera, quindi se la sono cercata, problemi loro, ok? E quindi io mi sento rassicurato, è successo a loro, ma a mio figlio a me non può succedere perché io lì non ci vado e con i black bloc non ci vado. Qua no, qua abbiamo un ragazzo che è in via Ippodromo e abbiamo un altro ragazzo che, diciamo così, che viene arrestato. Allora che cosa abbiamo? Il meccanismo di processo alla vittima è figlio dell'inquadramento in una categoria sociale di disvalore, possibilmente tossico, spacciatore, eccetera eccetera, ubriacone, extracomunitario, purtroppo è diventata una categoria nell'immaginario del collettivo di disvalore anche questa. Io lo dico non perché sia razzista, tutt'altro, però io vedo, sento, ascolto che quando ma è un extracomunitario, vabbè. Quindi queste categorie suscitano minore allarme sociale, perché comunque appartengono ai margini della società, sono meno utili. E quindi, essendo meno utili, sono meno normali, sono meno simili a noi. E allora c'è bisogno, nel depistaggio della comunicazione, di marcare questa differenza. È successo perché era un tossico. Aldrovandi, mi ricordo che dicevano: che cosa ci faceva alle 5:30 del mattino? Mio figlio sta a casa, e lo diceva una persona che... Io ho deciso di scrivere un libro sul caso Aldrovandi, e questo lo scriverò, adesso non lo dico, ma questo lo scriverò. Lo diceva una persona: io so cosa fa mio figlio alle 5:30 del mattino. Cosa ci faceva lui alle 5:30? È morto, vedi, non stai dietro a tuo figlio. Abbiamo bisogno di fare questo tipo di ragionamenti che appartengono all'uomo medio. Non è che l'uomo medio è cattivo, è che la casalinga di Voghera, cioè la persona normale, il signor Rossi, ha bisogno, nella sua semplicità, nel suo modo di pensare più immediato, di sentirsi rassicurato, di trovare una giustificazione a quella tragedia che colpisce una persona normale, che potrebbe essere se stesso, lui stesso, o il proprio figlio, o il proprio fratello, o proprio il padre. E ha bisogno di trovare una differenziazione, di marcarsi, di smarcarsi da quel tipo di situazione, di trovare una giustificazione che lo possa distinguere e quindi rassicurare. E quindi adesso sono più tranquillo. È un meccanismo umano, non è cattivo,
È umano, comprensibile. Su questo giocano. L'isolamento. Allora, processo al morto. È morto per questo, è morto perché era un tossico, è morto perché è nato in comunità. Gaspari ultimamente ha avuto... Ma Gaspari è sempre molto intelligente, arriva subito. È arrivato l'altro ieri, ha detto... L'altro ieri è arrivato a dire che, ma come uomo delle istituzioni mi sento di dire che Stefano Cucchi non sarebbe morto se era nato in comunità. Ilaria gli ha risposto in maniera molto secca, molto anche signorile, però detto questo, è questa la strategia comunicativa. La strategia è questa: rassicurare le persone, trovare l'elemento di distinzione e il marker che possa distinguere la vittima dall'uomo medio, rassicurare l'uomo medio e isolare. Da un punto di vista della coscienza sociale, da un punto di vista, diciamo, della partecipazione, della condivisione, che è quella che fa paura, l'ha scritto i giudici nella sentenza Aldrovandi. Se la famiglia non avesse sollevato l'attenzione dei media, sarebbe stato un caso di negata giustizia. L'hanno scritto, e non solo in quello, anche in altri. Detto questo, questo è il meccanismo. Quindi, la Costituzione, mi ero perso, la Costituzione di Libera o la Costituzione di Amnesty, e io adoro Amnesty perché quando Amnesty si, diciamo, trattò il caso Aldrovandi come un caso di interesse di Amnesty, ci tolse dall'isolamento, però dopo sono entrato anche un po' in polemica con Amnesty proprio sul tema: ma perché non vi costituite parte civile? Non ha nulla a che vedere ovviamente di personale con i vertici di Amnesty. Non mi hanno saputo rispondere e continuano a non costituirsi, e questo è un dramma, una tragedia, perché sennò dovremmo farlo per tutti. Ho capito, però non farlo per nessuno, almeno qualcuno può avere la possibilità, perché avere Amnesty al proprio fianco, così come avere Libera, così come avere Antigone, ma Antigone lo fa adesso, così come avere ACAD, che significato dà? Non è più il tossico suicida, non è più l'ubriacone isolato che è morto per colpa sua, perché se si costituisce Amnesty o Libera o quant'altro, si costituisce un'associazione portatrice di interessi stimabilissima, di grande credito nazionale e internazionale, di grande prestigio, che è simbolo della tutela della battaglia per i diritti umani. Quindi quel processo lì perde quella dimensione su cui tanto si fa leva per garantire la negata giustizia, con il consenso dei giudici. Ecco la risposta a lei. Mala giustizia si accompagna a mala polizia. Il problema è questo. E il problema è che molto spesso i magistrati, l'ha messo anche Grado Colombo in un dibattito dove c'ero anch'io, era quello o Ronaldo, adesso non mi ricordo, era quello ad Agorà, quello a Genova, non c'era sempre lui, ma l'ha detto un'altra cosa, cioè che c'è una certa ritrosia da parte degli uffici dei pubblici ministeri a mettere sotto la rete di ingrandimento l'operato dei più stretti loro collaboratori, e questo è comprensibile, ma in effetti può costituire un problema. Io dico comprensibile? No. Perché io sono cresciuto all'università, ho sempre creduto, e non ho fatto il magistrato per questo, perché il magistrato deve indagare a 360 gradi contro chiunque e nello stesso modo. Perché così è la sua missione, la sua funzione. Io la funzione del magistrato la considero una missione. Ottimamente retribuita, giustamente. Adesso devo dire resa sempre più difficile da una strategia politica che sinceramente faccio fatica a comprendere in termini di efficienza di amministrazione della giustizia, perché mi sembra che si vada da un'altra parte, però quello che voglio dire è che purtroppo queste situazioni si verificano e sono figlie della deresponsabilizzazione, cioè dell'immunità, tra virgolette. Il senatore Manconi, parlo in concreto così capite, ha scritto un libro, Quando hanno aperto la cella, fa la storia di tutti i casi di morti di Stato, li chiamo così fra virgolette, no? Di persone morte in carcere o nelle mani comunque delle forze dell'ordine durante operazioni di polizia, arresti, fermi, manifestazioni, quant'altro, eccetera, eccetera. Ed è una storia impressionante, ce ne sono tantissimi. La cosa, io ho letto tutto e alla fine mi sono accorto che gli unici casi che sono andati a processo sono stati miei. Gli unici, tutti gli altri archiviati. Ma di fronte a delle situazioni eclatanti. Io purtroppo l'ufficio è inondato da questi casi e ho aspettative, diciamo, da parte di famiglie che giustamente si arrabbiano con me, ma io non lavoro per lo Stato, lavoro per me stesso e quindi ho bisogno di
di mantenere la mia famiglia, il mio studio, e non posso dedicarmi, già lo faccio troppo, però sono casi eclatanti di negata giustizia. Ma allora non ci deve essere bisogno di Ilaria Cucchi o dell'avvocato Anselmo o di qualsiasi altra cosa per garantire il perseguimento di questi fatti, di questi reati? Se questi reati non vengono perseguiti e si garantisce l'immunità, questi reati continuano a essere commessi. E chi è che la garantisce? Tutte quelle archiviazioni. Se non si perseguono, si commettono. Se si perseguono, si smette di commetterli. O quantomeno se ne commettono di meno. Sempre a proposito di giudici, ricordavo a chi ha fatto la domanda che quando Stefano Cucchi si presentò all'udienza per direttissima era evidentemente tumefatto, quindi in quel caso il giudice, se vuole applicare la legge, siccome nessun cittadino italiano può essere maltrattato, tantomeno nelle mani dello Stato, avrebbe dovuto dire ma cos'è successo, come mai, e fare lui una denuncia per maltrattamento. Questo non è avvenuto. E questo è grave perché i cittadini italiani si sentono tutelati dai giudici che dovrebbero accorgersi di queste cose, vengono pagati per questo motivo. Punto. Forse erano ciechi. No, posso farvi una domanda? Secondo voi cos'è successo a quei due magistrati che hanno detto di non aver guardato in faccia, scusami, cos'è successo a quei due magistrati che hanno detto non abbiamo guardato in faccia Stefano Cucchi? Per un'ora, dura un'ora, un'ora la convalida, un'ora. Io volevo ringraziare tutti, purtroppo è stato molto tardi, quindi dobbiamo avviarci a conclusione. E volevo ricordare a proposito di costituirsi parte civile, è una notizia che forse i cittadini centesi sanno già, ma comunque è bene ricordarlo, cioè che il Comune si costituirà parte civile per i fatti accaduti a Renazzo, perché è stata colpita tutta la comunità. Ringraziare tantissimo tutti quelli che sono venuti e mi scuso, ma è una dimenticanza che mi capita sempre per non essermi presentata all'inizio. Io sono Paola Benedetta Manca, giornalista del Fatto Quotidiano, scusate ma mi sono dimenticata. Ringrazio Ilaria Cucchi, ringrazio Fabio Antonio, ringrazio Giannelli. Ringrazio l'apporto preziosissimo di Amnesty e grazie a tutti quelli che sono intervenuti.